Nuova settimana, nuove armi del mercato nero di Maurice da testare. Questa settimana abbiamo Bangarang, Beach e Phasor. E partiamo dalla Bangarang, una delle armi che odio di più nel gioco. Il danno come pistola è mediocre. Considerate che ho un revolter, quindi... Quando però l'andate a ricaricare, questa pistola è un po' strana, perché è tipo la Gunnerang, però invece di tornarvi addosso ad esplodere, gira intorno sparando una marea di proiettili, ma tipo una marea. Ora, il danno è relativamente alto di questi proiettili. Il problema è che è letteralmente una pioggia di proiettili. Quindi se ci sono dei barili o qualunque altre cosa intorno, esploderanno. E in più è abbastanza incontrollabile il percorso che farà, perché rimbalza sui muri. Per quanto non vi faccia danno con quei proiettili, potrebbe tornare indietro dove siete voi e dove ci sono dei barili e andare a crearvi appunto dei problemi. Adesso ne spalmiamo un pochino, vediamo un attimo a livello di danno come siamo messi. Non un granché, la risposta è non un granché. Per cui direi che è bocciata. Poi, la Beach. La Beach non è nulla di speciale. Davvero. Nulla di particolare. È un SMG nella media, con un danno nella media, un'abilità praticamente inesistente. Io la dimenticherei. Potete considerarla praticamente un'arma viola con un po' più danno. E poi c'è il Phasor. Il Phasor è stato per molto tempo una delle mie armi preferite a livello grafico. Come assalto è molto carino, perché guardate il ratio di fuoco che ha insieme al revolter. DPS c'è anche. Ma se andate a mettere la modalità shotgun, avete letteralmente uno shotgun che è stranissimo, ma super soddisfacente. Il suono io l'ho sempre adorato, devo essere sincero. Il danno... Almeno non ha... in endgame, non, no. È più alto dell'intero caricatore, come avete appena visto su quel super gigante, ma... Non è fattibile in endgame. Durante la storia però lo potete ottenere, come wardrop anche io l'ho ottenuto molte volte, ed è sempre una gran soddisfazione utilizzarlo. È un peccato che non sia sfruttato così bene in endgame. Quindi, di queste tre armi, ce n'è forse qualcuna che vi consiglio di prendere al mercato nero? No, farmatele o tenetele come wardrop o non tenetele assolutamente. Non vi state perdendo nulla e non ne vale la pena spendere tutti quei soldi.